Sergio Leone diceva che Clint Eastwood aveva due espressioni, con cappello e senza cappello. Questo la dice lunga sull'importanza del cappello per un cowboy. E non solo perché copre dal sole. Dal cappello, infatti, si capisce che persona si ha di fronte. You see a policeman, he has a hat on. Even a miner or a chef, you know who they are by the hat they wear. So my question to you, what hat do you wear? Ci sono intere culture che hanno fatto del proprio cappello una bandiera e sotto di essa sono cresciute. Una di queste è l'hip hop. Ma per essere davvero qualcuno bisogna disporre di una discreta collezione. Chicago suede, suede Philly people, suede. I haven't busted out yet, man. I'm one day. Boston. A parità di quantità, una buona collezione si distingue dal numero di etichette sulla visiera. Limited edition, Alice in Wonderland, check the underbrim. C'è molta differenza fra un semplice cappellino e uno con tutte le targhette attaccate. Yo, what's up, man? How you? Man. Oh, you know, cuz. Keeping it straight. L'usanza ha origine negli anni Ottanta, quando si prendevano i cappelli in prestito dai negozi per evitare di comprarli e si riportavano indietro con tutte le etichette per poi riprenderne un altro. In seguito il senso si è ribaltato. Mantenere le etichette dimostra lo status di uno che può portare sempre cappelli freschi senza neanche preoccuparsi di scartarli. Un altro fattore importante è lo stile con cui si indossa un cappello. So first you started off in the 80s, right? NWA style. The way you're supposed to wear. That's cool. And then Fresh Prince of Bel-Air came in. You know, you got all the naughty kids, you know, like all the class clowns. That's cool. Then later on you got the East Coast fools coming in and you know, you start doing it like, you know, just backwards. That's cool. And then you got the Jay-Z's coming in, you know, covering the face, you know, so you can creep, keep that low profile. That's cool, right? Lo stile però è un concetto complesso, molto legato a come ci si sente. Questo era già molto chiaro prima dell'avvento dell'hip hop. Anzi, ci sono cappelli tradizionali fatti apposta per comunicare gli stati d'animo. Fez is an interesting hat, wonderful hat, because it's a communication hat. Il fez, in particolare, veniva portato da uomini sposati e per le loro mogli era di fondamentale importanza osservare la posizione della frangia al loro ritorno a casa. If the husband has had a great day, he would be wearing his tassel as I'm wearing it now over his right eye. That means, how is your day, baby? If the man, the husband, goes off to work and has a horrid day, a day he doesn't feel like speaking to anyone when he comes to his home at night, he would wear it over his left eye. This is a marriage saver. Del fez si trovano in rete descrizioni piuttosto complesse. 360 degrees is a circle and the circle has no beginning nor ending. It is infinite. It is the sign of perfection. E se ne possono trarre simbologie altisonanti. The fez represents the universe. This is the womb of woman, the nature of civilization on planet Earth and this particular solar system. And these degrees of the Earth rotating around the sun, representing knowledge, representing all the symbols that are said in the ancient mystery schools that are actually the powers of the universe. Si potrebbe pensare che c'entri la massoneria o qualcosa di simile. È un'idea non del tutto sbagliata. Questi signori col fez che se la spassano su delle mini macchine, infatti, sono dei massoni. What's with the funny looking hats? Well, it's actually a fez. And when you see a fez, you know there's a Shriner underneath it, and that's a good thing. Gli Shriners sono l'unica loggia massonica ad indossare un fez, e forse anche l'unica che fa cose matte. Che sia proprio il cappello ad influenzarli? Esistono varie prove dell'influenza dei cappelli sulla psiche umana. Would you like some wine? Ad esempio, pare che il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie sia così eccentrico proprio a causa dei cappelli. Time? Time? The time now is... let me see. The time is precisely 7:27.
Non c'è niente da ridere. Esiste un vero disturbo conosciuto come sindrome del cappellaio matto. The hatters would have mercury on the thread and they would use the mercury to make the hat shiny. Many of them would go crazy and be the mad hatters because of the mercury that would be absorbed through their skin. Or if they cut their fingers, that kind of a thing. Qualcuno addirittura ha sostenuto che i cappelli possano non solo influenzare la mente umana, ma anche accrescerne il potere. È il caso dei Divo, gruppo di arditi sperimentatori e musicisti degli anni Ottanta. Il particolare copricapo di loro invenzione, col quale spesso apparivano, si chiama Energy Dome. It takes the energy that comes out the top of your head, you know, out the crown of your head and escapes, and it puts it back in. So that you don't lose it, you can use it. That's how we can play an hour and a half on stage and run around the whole time. L'Energy Dome era sicuramente stiloso, ma pare non funzionasse davvero. Si trovano invece diversi sostenitori del cappello piramidale. Energy is sparking, it's raising. I can feel it already. No question. And I'm excited for this. Oltre a conferire un look originale, sembra avere diverse proprietà speciali. Brahmarshi Patrigi, fondatore di un movimento spirituale basato sul potere delle piramidi, con il suo cappello ha condotto esperimenti empirici. I put one tomato inside a pyramid and one tomato outside the pyramid. The outside tomato got putrefied in 2 or 3 days. The inside tomato stayed fresh for 1 month. Alla luce di questi risultati benefici, ne raccomanda l'uso durante la meditazione. Supposing it takes 30 minutes for your unruly mind to become ruly mind. Now, with the pyramid, it takes only 10 minutes. La funzione tradizionale del cappello però non è quella di potenziare, ma di proteggere dal sole, dal freddo, dalla pioggia, ma non solo. In case of alien attack, you need a tinfoil hat to prevent aliens from reading your mind. Proteggere dagli alieni è soltanto uno dei molteplici utilizzi del cappello di alluminio. First, it protects from psychotronic radiation from putting things into your mind. Then the second aspect, it protects from them using psychotronic radiation from taking things out of your mind. Then there are zombies. Ok, in caso di zombie siamo al sicuro, ma come proteggersi da tutte le diavolerie wireless di casa? All above this wireless modem, there's a very strong pulse coming out, as you can hear. Non si sa ancora per certo quanto le onde elettromagnetiche siano insalubri, ma a quanto pare un po' di alluminio funziona bene come isolante. L'idea si basa sulla teoria delle gabbie di Faraday, un contenitore che conduce l'elettricità, protegge ciò che si trova al suo interno dai campi elettromagnetici esterni. This is your brain without the tinfoil tube. How's that for a woodpecker on your brain? And this is your brain in the tinfoil duke. Un altro problema sono le onde elettromagnetiche che produce il cervello umano. Esiste già da tempo la tecnologia per leggere e interpretare queste onde, il che è un po' come decifrare i pensieri. I più sospettosi sostengono che satelliti dei governi si stiano già facendo i fatti nostri. L'alluminio salverà la nostra privacy. I designed an experiment to test once and for all whether a tinfoil hat can truly block out the government's brain reading, brainwave reading satellites. Grazie ad un'interfaccia che legge le onde cerebrali, si può verificare se queste possono essere lette dall'esterno anche con una schermatura di alluminio. We are getting little jumps of brain activity here, okay? But we're not getting nearly the same level of activity that we would get without the tinfoil hat. Funziona! Le onde non passano. Il Tin Foil Hat è diventato il contrassegno universale dei cospirazionisti paranoici e come prova della diffusione del fenomeno c'è la Tin Foil Hat Society, un'associazione segreta che combatte contro tutte le società segrete temute dai cospirazionisti. Recently I was made aware of this society that works to bring down the nefarious organizations that run rampant in today's society. Ma ci saranno davvero tutte queste cospirazioni da combattere? Forse è proprio l'uso prolungato del copricapo in alluminio che porta a vederle ovunque e di conseguenza a schermare qualsiasi cosa, anche le penne. I also have the complimentary tinfoil hat society pencil
So with these two things, no one can monitor what I say, what I write, what I see, or what I think. Forse ogni cappello, se indossato troppo a lungo, influenza il funzionamento del cervello, portando a dei cambi di personalità. Well, this is my new hat. It's a fedora. And this is my new look now. Il fedora è un cappello classico, reso famoso da attori come Humphrey Bogart o Harrison Ford in Indiana Jones. But Indy wouldn't be Indy without his hat. The fedora is the trademark of Indiana Jones. Sugli attori l'effetto del cappello è ottimo, ma sulle persone comuni spesso non è lo stesso. So, guys in fedoras, you've probably seen this meme before on the internet. I love it. The what you think you look like versus what you actually look like. Il fedora non dona particolarmente neanche a molti giovanissimi. Yeah. Un fedora in testa può attirare l'odio della gente. The man positing while wearing a fedora. Look at his thoughtful grimace. Would have been nice if he put that brain power towards not looking like a piece of shit. Oppure l'amore. Molte ragazze sono così attratte da questo copricapo da diventare cieche a tutto il resto e da coniare il termine fedorable. Con un fedora in testa ci si può fare nuovi amici e nuovi nemici, ma a prescindere da quale cappello si indossi, l'importante è che sia una scelta sincera. So I say, wear a fedora, if you want to wear a fedora, but don't wear it proudly. It's just a hat, and while it can be an awesome hat, that's only true as long as you are wearing it for you.